that hide in the dark under the bed and they're coming to get you. Whispers in the darkness of the night. Ciao Emanuele, come stai? Sembra che tu non abbia mai visto il tuo riflesso. Ti manca tuo fratello, vero? Oh, certo. Ti manca Michio? Beh, ma sai da quando tuo padre ha fatto quell'orribile gesto a tua madre? Tuo fratello insieme a quella troia di tua madre a bruciare all'inferno. Scappa, figlio di puttana! Scappa! Grida se puoi! Questo, dottore, è un caso molto particolare. Forse si tratta di un caso che non abbiamo mai avuto. Bene, me ne parli per cortesia. Beh, deve sapere, dottore, che il paziente si chiama Emanuele Dottori, è nato il 7 marzo 2007 a Empoli, altezza 1,60 e peso 55 kg. Vedo dalla sua cartella clinica che è affetto da mutismo
e scarsa comunicazione con il mondo esterno. Sì, dottore, infatti non ha nessuno, né amici né parenti. Ma per quale motivo si trova qui? Dottore, ci ha avvisato una vicina che qualcosa non andava. Lo vedeva strano, molto strano. Lo vedeva tornare sempre dalla sua passeggiata mattutina e pomeridiana, quando la scorsa notte ha detto che sentiva degli strani suoni come se qualcuno lo picchiasse. E quindi? Quindi ha chiamato la polizia e dopo essere arrivati hanno trovato una vera e propria situazione da film horror. Cioè? Il paziente si agitava come se qualcosa lo stesse picchiando. Si è fermato lui o l'avete fermato voi? Si è fermato da solo quando ha sbattuto per 4 volte la testa contro il muro e poi svenuto. Secondo lei, dottore, di cosa si tratta? Beh, è un caso parecchio complicato. Lei ha detto che non ha nessuno, vero? Sì, dottore, né amici né parenti. Potrebbe trattarsi di una semplice solitudine, che però lui la vede in un altro modo. Pensa che qua sarà al sicuro? Ma certamente, qui non c'è pericolo. La solitudine qui non potrà mai fare del male.